This is Borderlands. Borderlands Online. Quando io ho saputo di questa notizia ero felice come un bambino nel giorno di Natale, quanto un topolino nell'isola del formaggio. Ora non lo dico per vantarmi, ma quando una persona è talmente fan di un gioco che ha oltre 500 ore di gameplay, conosce ogni singolo centimetro quadrato di quel gioco, conosce ogni singolo segreto che esiste in quel gioco, si è comprato tutte le DLC, addirittura quando Borderlands 2 non era ancora uscito, l'ho preacquistato, ho fatto proprio il pre-order comprandomi proprio la Collector Edition con tutta la roba che c'era dentro, per non parlare poi della mia collezione personale, tra cui sono andato addirittura a ripescare i 4 fumetti che non esistono in italiano, o i 4 fumetti di Borderlands che raccontano di come i 4 primi eroi sono arrivati su Pandora. Poi purtroppo ancora John Shirley non lo conoscevo, quindi mi sono comprato anche tutti e tre i romanzi di Borderlands, ma insomma ho fatto proprio una bella collezione, le magliette, tutto quanto. Io sono veramente fanatico di Borderlands, ok? Quando poi ho saputo di Borderlands Online, cioè il mio cervello è esploso letteralmente. È un FPS che è in cantiere dalla bellezza del 2009, quindi vuol dire che un bel po' di lavoro dietro c'è stato, dato che siamo nel 2017. In pratica è un FPS, anche in questo caso shoot and loot, ovvero spari ai tuoi avversari per ottenere le armi. Non ho ben capito quante siano le modalità di gioco. Abbiamo sia il deathmatch, che dovrebbe in teoria essere 4 contro 4, perché i protagonisti, cioè gli eroi del gioco di Borderlands, sono sempre stati 4, a parte quelli delle DLC, che col Borderlands 2 siamo arrivati a 6. Poi c'è la modalità cooperativa, in cui tutti i giocatori si aiutano, si danno una mano a vicenda per andare a far fuori gli NCP, i mostri del gioco, tra cui i boss. Ok, niente di nuovo, niente di innovativo, robe già viste. Ma nonostante siano cose che sono già state viste, rappresenta un punto positivo per il gioco e vi spiego anche perché. Cioè, per farvi capire quanto il gioco sia diciamo una manna per chi è fan del franchise come me, vi porterò, scusate, abbasso un attimo la camera, vi porterò degli esempi con questo Borderlands Online e dei paragoni tra Borderlands Online e Borderlands 2, ok? Allora, in primo luogo, il PvP. Il PvP in Borderlands 2 è abbastanza palloso, perché tu devi andare vicino al tuo avversario, fargli l'attacco melee, quello si risponde con un altro attacco melee, appare quella specie di cupola e allora dopo dovete combattere e chi vince vince. E siccome c'è anche un achievement che praticamente lo sblocchi dopo un tot di sconfitte o di vittorie nel PvP in Borderlands 2, ovviamente è una cosa pallosa, perché poi c'erano quelli di livello 69 che andavano a raspare a quelli di livello 14 e quindi era uno dei tanti achievement che poi sarebbero rimasti bloccati lì, perché poi nessuno accettava la sfida, ok? E invece in questo caso il PvP sono giocatori contro altri giocatori, che si passa da un PvP che non sa di niente a un PvP reale, quindi giocatori contro altri giocatori che mettono in gioco la propria abilità. Degli elementi di un gioco reale vengono riproposti in un FPS, quindi un giocatore ci si ritrova e dice: ah cavolo, prima era così, adesso è così, questa cosa è molto migliore di quell'altra, ok, ci siamo. Per quanto riguarda la modalità cooperativa, in cui i giocatori si ritrovano tutti insieme per affrontare un boss, l'ho trovata molto interessante. Ovviamente una persona potrebbe dirsi: ma come, ma guarda che, cioè, anche in Borderlands 2 fai il matchmaking, trovi la squadra, vai a sconfiggere il boss. Sì, è vero, però è altrettanto vero che la Gearbox fece un paio di cagate in passato, ovvero dopo che è uscito Borderlands 2 uscirono ben 4 DLC, quelle ufficiali, cioè le prime, e sono anche quelle più grandi, ma per avere il soldo facile, pubblicate queste 4 DLC, cominciò proprio un fiume di DLC, proprio DLC, DLC, DLC su DLC, sopra DLC, sopra DLC, sopra DLC, tutte allo stesso prezzo e tutte con sole 3 quest all'interno. Tra l'altro, tra una DLC e l'altra erano stati ricopiati proprio gli asset di alcune DLC, quelle le principali, quelle grosse. Per esempio, in una DLC dove, quella degli zombie, dove ritorna TK Baha, che per chi è reduce dai ricordi, quando se lo ritrova davanti stava esultando,
in una DLC degli zombie non ci sono gli zombie, ma ci sono gli scheletri della DLC di Tina. Cosa c'entra? Roba fuori contesto, roba fuori posto. E infatti la gente cominciò a storgere il naso e smise di acquistare le DLC. Era piuttosto facile trovare giocatori per andare a fare una DLC, ok? Però era altrettanto facile trovare giocatori che non possedevano quel contenuto. Infatti, quando tu giocavi in una mappa ufficiale del gioco e poi ti volevi spostare in un'area della DLC, appariva il pop-up Moxineger 93 non possiede questo contenuto e quindi spostamento annullato. Oppure, altre persone che avevano scaricato quel contenuto potevi giocarci, ma era tremendamente difficile trovare giocatori che erano di livello sufficientemente alto per andare a sconfiggere il boss di quella DLC. E siccome la Gearbox, un'altra cagata che ha fatto, è costringere il giocatore a giocare per forza in cooperativa per andare a ammazzare un boss, perché altrimenti è impossibile, questo aumentava ulteriormente il livello di difficoltà nel trovare persone di livello sufficientemente alto ad andare a sconfiggere quel boss. Tornando al discorso di Borderlands Online, se uno ha quel contenuto, che è quel gioco lì e basta, quando tu vai ad affrontare un boss siete tutti a giocare allo stesso gioco e non hai bisogno di scaricarti altre robe esterne, altri DLC per giocare a una mappa. Quindi questo andava a ottimizzare in una maniera allucinante questo problema. Era da dire finalmente una cosa che l'hanno pensata bene. Perché se uno non riesce a trovare giocatori online di livello sufficientemente alto, lo so che l'ho già detto 50 volte, ma è questo il problema, rimarrà sempre quell'achievement bloccato. E difatti, grazie a questo problema, io da quando l'ho comprato non sono mai riuscito a platinare il gioco per via di questi achievement obbligatori da fare in cooperativa, in cui i giocatori o non ci sono o fanno schifo a giocare. Io mi auguro che l'intenzione, quando sia stato partorito l'idea di fare il gioco, non sia stata quella di metterla free to play, ma di creare un gioco vero e proprio, nel senso lo metti a 30€, però non hai bisogno di scaricare altre robe perché è tutto incluso in quel pacchetto. Per esempio, come ho detto prima, essendo uno shoot and loot, può essere possibile, esattamente come nel gioco, che uccidendo un avversario tu ottenga un'arma leggendaria, e quell'arma leggendaria te la droppa l'avversario, quindi tu la prendi e la aggiungi al tuo inventario. Non la devi pagare perché hai già pagato prima il prezzo del gioco. Io spero che l'abbiano pensato così. Ovviamente per guadagnarci qualcosina di più ci mettono le micro transazioni e funziona, potrebbe funzionare. Per non parlare del fatto che, esattamente come nel gioco, anche le armi in Borderlands Online avranno gli effetti elementali, quindi potremo uccidere il nostro avversario sia sparandoli semplicemente, ma anche col fuoco, l'acido e tutti gli elementi che sono sempre stati caratteristici del gioco. Inoltre, un'altra cosa interessante che si può vedere è che quando noi giocheremo online, le creature di Pandora non stanno lì a guardare, ma attaccheranno. E non attaccheranno soltanto noi, ma attaccheranno anche i nostri avversari, sia che stiamo facendo una partita in PvP, sia che stiamo giocando in cooperativa, esattamente come fanno i mostri di Borderlands, il gioco vero e proprio. Ovvero, come si comporterebbe una creatura che vede un invasore che appunto invade il proprio habitat. È una cosa veramente figa, anche se non è una cosa, dicevo, originale, ma è comunque una cosa che rientra nel mondo di Borderlands, perché in Borderlands si comportavano così e quindi in Borderlands Online le creature si comportano così. Fantastico. Gli asset hanno riutilizzato quelli di primo Borderlands per le armi e secondo me hanno fatto una cosa ottima, perché in Borderlands 2 le armi fanno cagare, e non è una cosa che lo dico solo io, ma è una cosa che lo dicono tutti coloro che passano da Borderlands 1 a Borderlands 2. La prima cosa che dicono: le armi fanno schifo. Poi dopo uno ci si abitua e capisce come funzionano, però fanno schifo. Una mitragliatrice che spara un colpo all'anno non è una mitragliatrice, può essere considerata al massimo un revolver, ma non di certo una mitragliatrice. E invece, dicevo, hanno utilizzato gli asset del primo Borderlands per le armi, comprese le mitragliatrici che si comportano come mitragliatrici e tutto quanto. Poi possiamo scegliere il nostro eroe, lo possiamo personalizzare come si vede subito nel menu, cioè fantastico. Io, ragazzi, quando l'ho visto mi sono esaltato a mille. E non è stato, e non è un gioco prodotto da terze parti, ma è un prodotto marchiato 2K, quindi voglio dire, anche una roba ufficiale. Benissimo, allora, dopo tutte queste novità, cioè io poi vi metto l'immagine, spero di avervi messo un po' l'acquolina in bocca, di avervi messo la curiosità, perché io sono sicuro che come me voi adesso vi stiate domandando, dato che sono passati un po' di annetti, quindi dall'alfa che era nel 2008 alla beta
è il primo trailer ufficiale uscito nel 2015. Ci stiamo domandando, e anche voi starete domandando, quando potremmo giocarci? Quando potremmo metterci le mani sopra? Bene ragazzi, la risposta è mai! Mai! Perché questo gioco è stato cancellato! È stato cancellato! È stato cancellato e per i motivi più stupidi! Io ragazzi mi sento male, mi sta facendo male la testa solo a parlarne, ma è stato cancellato! Uno dei motivi per cui è stato cancellato... No, io non lo voglio dire, non ci voglio... Guarda, sarei più contento a mordermi la lingua a sanguinare per un giorno. Allora, considerando che l'Asia è un settore molto attivo anche in termini videoludici, anche se noi siamo abituati a ricevere prodotti scadenti dalla Cina, robe che le paghi 2 euro e si rompono dopo mezz'ora, in altri settori l'Asia è un settore molto attivo, ok? Quindi per neanche la beta, era nella alfa. L'alfa l'hanno testato su dei server asiatici per vedere se il matchmaking funzionava, per vedere se l'online funzionava, per vedere online se c'erano glitch grafici, se il personaggio sprofondava sotto il pavimento, insomma per controllare che tutto andava come doveva andare. Lo stavano testando sui server asiatici perché al momento erano quelli più disponibili, che ne so io. Bisogna anche vedere chi è che ti dà la disponibilità per provare il tuo gioco, da quello che ho capito, perché non è che sto provando un gioco, vai, lo carico su un server americano. No, se a quanto ho capito anche lì va in base alla disponibilità. Ok, e siccome l'Asia ha veramente un'influenza politica videoludica sul globo planetario, è subentrata una critica che ha fatto crollare le fondamenta di Borderlands Online. Come ho detto, stavano utilizzando gli asset di Borderlands 1. Ok, poi considerando che Borderlands 2 è uscito nel 2014, ma ovviamente era già in cantiere, allora quelli che stavano facendo Borderlands Online hanno detto: ok, manteniamo gli asset delle armi di Borderlands 1 che funziona, ma miglioriamo la grafica utilizzando quella di Borderlands 2. Infatti, come potete vedere anche dalle immagini, dal menu e da come sono disegnati i personaggi, l'ambientazione e tutto quanto, la grafica non è quella di Borderlands 1, ma è quella, sembra quasi di Borderlands pre-sequel. Hanno utilizzato gli asset grafici di Borderlands 2, ma siccome quelli delle armi erano quelli del primo Borderlands, la gente ha cominciato a dire: ma che schifo, ma Borderlands 1 è un gioco vecchio, ma Borderlands 1 cioè è superato, dai, non mi puoi fare un gioco FPS però con le meccaniche di un gioco del medioevo, e Borderlands 1 è brutto, e Borderlands 1 è brutto e fa cagare, ma è brutto cosa che ha fatto guadagnare triliardi alla Gearbox e gli ha permesso di creare il secondo gioco, è brutto cosa in dove? Forse perché non aveva una trama così consistente il primo che l'hanno inserita nel secondo, ma gameplayamente cosa c'ha che non va il primo Borderlands? Cioè le armi cosa hanno che non va nel primo Borderlands? Questo ha influenzato le menti dei giovani asiatici che hanno portato a mettere il loro pollicino dalla parte torta a questo progetto. Quindi, riassumendo tutto l'ambaradam, Borderlands Online è crollato perché non avrebbe avuto un ritorno economico. Ok, quindi sarebbe stato più la spesa che il guadagno. Tutti, il mondo, tranne gli asiatici, ma il resto del mondo sotto ha commentato: perché i cinesi devono rovinare qualsiasi cosa? Ed è una domanda che mi sto facendo anch'io. Perché se l'Asia è così attiva in questo settore, Borderlands Online Borderlands Online rappresentava più una spesa che un guadagno, diciamo una perdita nell'ambito del gioco. Allora, è una cosa che ho scoperto, cioè questo, guarda, questa veramente è fuori di testa. È una cosa che ho scoperto da poco per quanto riguarda Killing Floor 2. È più di un mese che non riesco a trovare una partita in matchmaking, ovvero ho controllato le mie postazioni di rete, ho tutto quanto, le solite cagate, non venitemi a scrivere nei commenti: hai controllato questo, hai fatto quell'altro, perché la risposta è sì. Ogni volta che apro il matchmaking non si connette, connessione fallita, connessione all'host, che l'host sono io, connessione all'host fallita, cosa vuol dire non lo so, se l'host sono io come fai a perdere connessione all'host, boh. Quando poi sono andato a vedere come mai, è uscito fuori una cosa che mi ha allarmato, ovvero il region block. Il region block è una funzione che blocca determinati contenuti in certi paesi.
Considerando che Killing Floor è un gioco abbastanza splatter, dato che gli zombie, cioè i mostri, li fai saltare, li fai esplodere, sangue, budella qua e là, è un gioco che risulta a quanto pare troppo crudo per certi paesi. Basti vedere che certi giochi che sono tranquillamente sul mercato in Australia sono super censurati. Infatti Killing Floor in Australia il sangue non è sangue, ma sono delle palline rosse. Cosa c'entra questo con Borderlands Online? Borderlands, anche se è un gioco molto cazzaro, molto scazzone, te spari, insomma, anche se è molto gore come gioco, ma il gore rasenta proprio l'ilarità, il fuori di testa, il comico, ok? Quindi non è una cosa da prendere sul serio. È stato bloccato in Cina per i suoi contenuti politici, a quanto pare. Politici, e apro una parentesi, perché anche la DLC della Robolution del primo Borderlands, dove ci sono i Claptrap che fanno la Robolution, che c'è il simbolo della falce e del martello, è stata pesantemente criticata in Asia, però comunque ha avuto successo la DLC. Ma siccome stavamo parlando di un gioco che già esisteva e questo era soltanto un contenuto scaricabile, un gioco a sé stante dove c'è magari qualcuno che fa una battuta a sfondo politico, all'Asia ha dato fastidio e quindi questo contenuto è stato bloccato. Il gore in Asia viene bloccato, come fanno a bloccare il gore in Asia, che loro sono i primi a creare anime, manga, cartoni, insomma, dove c'è la gente squartata, mi vanno a bloccare Borderlands. Mission: the destruction of any and all Chinese communists. Give me one second. Io ragazzi, guardate, non so descrivervi le emozioni che sono state partire, diciamo, con l'esaltazione a mille e sprofondare sottoterra in meno di 10 minuti. Ragazzi, questa è la triste storia di Borderlands Online, un gioco che sarebbe stato una delle poche cose che negli ultimi anni la Gearbox avrebbe fatto di positivo, e invece è una cosa che non vedremo mai, non vedremo mai. L'articolo concludeva con una piccola speranza che quei giocatori come me, voi, insomma, quando ci troviamo in queste situazioni capiamo che è più una speranza di chi l'ha scritto che una speranza per noi, ovvero che il progetto è ancora lì in un cassetto in attesa di qualcuno che lo voglia prendere sotto l'ala per poi svilupparlo, eccetera. Quella è una cosa per dire, ragazzi, non è il cassetto, nel dimenticatoio nel dimenticatoio rimarrà per sempre. Quindi ripeto, quella è una speranza più per chi l'ha scritto che per noi. Ragazzi, questa era la triste storia di Borderlands Online, un gioco che è nato e morto dopo 8 anni di lavoro, grazie all'Asia. Se anche voi siete incazzati per questa notizia, scrivetemi un bel commento qua sotto, fate vedere questo video anche da altri appassionati di Borderlands se li conoscete, tutti i link in descrizione, e noi ci becchiamo come sempre al prossimo vlog.